Sono Martesso, vi benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in questo video in cui parleremo di Giorgia Soleri. Allora, iniziamo subito col dire che oggi parleremo del post di Giorgia Soleri. Un post che onestamente, al massimo forse l'unica critica che lei si poteva fare era che era un post, non lo so, boh, ovvio forse possiamo dire, quasi scontato. Ma invece è stato criticato perché per motivazioni un po' vaghe. Quindi vorrei parlare del fatto che si può dare ragione a qualcuno anche se vi sta antipatico, anche se non vi piace in generale, eccetera, eccetera, ma soprattutto anche un meccanismo un pochino strano che secondo me è avvenuto in questa maniera. Ovvero, Giorgia Soler è stata accusata di fare lei la vittima. Parleremo di alcune delle critiche ricevute sotto il suo commento, sotto il suo post, e critiche che, non so, mi sento di dire la mia, oddio, scusate, però non sono particolarmente d'accordo e credo che sia stato mal interpretato da alcuni volontariamente, da altri involontariamente, però vorrei dirvi la mia e non lo so. Spero possa essere utile per capire com'è la sensazione generale, come queste notizie stanno influenzando molte delle donne, stanno influenzando le donne. Questo discorso l'ho fatto anche su Twitter e su TikTok per quanto riguarda gli uomini. Ovvero, quando la gente dice gli uomini, molto spesso gli uomini fanno "non tutti gli uomini" e si indignano anche se tu gli dici "sì, ma vabbè, stellì, ma è scontato". Ovvero, quando si parla di gli uomini, le donne, legato ovviamente a problemi sociali e non a stereotipi, perché stereotipi di tipo maschilista, misogino, misandrico, eccetera, eccetera, li conosciamo tutti. E diciamo gli uomini sono, non lo so, non sanno fare questo, che cavolo, non so, ovviamente è uno stereotipo, è un qualunquismo. Se invece tu dici gli uomini hanno maggiori privilegi, che ne so, sociali in questa situazione, sono avvantaggiati in quest'altra situazione, o parli di un fenomeno sociale, è logico che tu stai parlando non degli uomini in quanto persona o stereotipandoli, ma di una categoria sociale, come se tu dici le donne, per esempio, non hanno gli stessi diritti, hanno problemi per quanto riguarda, cioè non hanno diritto per esempio all'aborto. È logico che tu non stai parlando di tutte le donne, perché è logico, allora una potrebbe dirti "sì, ma io non voglio figli, sì, ma io non sono mai ricorsa a questo, sì, però io l'ho fatto", roba così. Ma tu stai parlando di una categoria sociale che ha quel problema, e quindi anziché fare il nome di tutta la lista delle persone che hanno avuto questo problema, dici semplicemente la categoria sociale, come "gli italiani viaggiano meno, gli italiani sono più poveri". È normale che non stanno parlando così, cioè nessuno si indignerebbe. Il punto è che, crescendo in una società, in un mondo su misura che vede la mascolinità come di default, è normale che tu fatichi a capire che sei parte di un gruppo, ma pensi che tutto sia neutro, ma non è così. Grazie. Quindi parleremo del post di Giorgia Soleri, delle critiche, ci rifletteremo insieme. Quindi siete pronti? Prima di iniziare potete sostenere il mio lavoro con un like, un commento, salutando al nostro amico algoritmo, così mi aiuta, perché ovviamente su YouTube, in tutti i social, questi discorsi sono molto molto complicati da trattare, quindi se vi va, se vi andasse di aiutarmi, mi aiuterebbe un sacco. Quindi questo trovate tutti i miei il mio profilo TikTok, il mio canale YouTube, Instagram, bla 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 bla, ci vediamo lì, e il mio codice Pumping per aiutarmi, link affiliati, tutte queste cose mi aiutano un sacco, quindi grazie mille in anticipo. Ma iniziamo subito con il post di Giorgia Soleri. Giorgia Soleri scrive un post su Instagram dove scrive "vivere con il terrore di essere la prossima". Trigger warning, stu e femminici. In queste ore, tra la recente notizia dello stu di Palermo e il 75esimo femminicidio dell'inizio del 2023, ho letto, seppure in modo diverso, lo stesso devastante dolore, la stessa stanchezza, la stessa rabbia, lo stesso strazio. Non farò ulteriori analisi, non avrò altre parole da aggiungere a quelle che sono state dette e scritte, ma so che siamo esauste, sfinite, sfibrate. Siamo arrabbiate e siamo terrorizzate. Non ce la facciamo più di vivere la nostra quotidianità con le chiavi nascoste tra le dita, mandando coordinata ad amiche e famiglia, organizzando passaggi e orari per non essere mai da sole. Non ce la facciamo più a svegliarci e sentire l'ennesima desolante sorella molestata, stuprata, ammazzata. Non ce la facciamo più a pensare a un sistema che ci addossa la colpa di essere donne. Non ce la facciamo più a vivere del terrore di essere la prossima". Questo post è stato accusato da diverse persone di, come si dice, lei che si vittimizzasse. A me sembra abbastanza ovvio in italiano che in realtà quello che sta dicendo è non io, ma un soggetto generale, in quanto donna, in quanto categoria. In questo caso Giorgia Soleri si fa portavoce della categoria femminile e di chi si sente così. Al massimo una può dire "io non mi sento così, io non mi sento rappresentata da Giorgia Soleri".
Potete fare quello che vi pare, però oggettivamente qui in italiano non sta dicendo io ho paura che potrebbero succedere a me, sta facendo portavoce di altre. Infatti dice non ce la facciamo più, noi, non io. E dire che onestamente lei ha parlato di sé in questo caso secondo me è fortemente sbagliato. Ci sono situazioni dove secondo me poteva anche starci la critica di un certo tipo, dove poteva essere letto così qualche post, qualche cosa di Giorgia Soleri, ma in questo caso secondo me no. In questo caso io mi sono resa conto e mi sono anche molto rivista nelle sue parole, vi dico la verità. L'altro giorno c'è la prova, c'è un TikTok perché ho deciso di immortalare tutto. Da quando è successo che è uscito il film di Barbie, ho sentito tante persone che dicevano: ma ti pare che veramente c'è una delle scene del film dove lei e Ken stanno sulla spiaggia e c'è uno che le dà una pacca sul sedere? E sentendo tante persone dicevano: ma ti pare che la gente ti fa catcalling o ti dà una pacca sul sedere? A me, per esempio, è successo che stavo ritornando e uno mi ha dato uno schiaffo allucinante in vecchio. E nessuno mi ha cagato, mi è venuta tipo una crisi isterica e quando mi è venuta la crisi isterica, ma un tizio mi ha detto che è successo e ha fatto scendere il tizio. Per precisione, io sottolineo sempre che l'unico ragazzo che insomma mi ha chiesto che fosse successo era un ragazzo afrodiscendente nero, perché molto spesso quando si parla anche di molestie per strada si crede che il problema sia solamente in una direzione o circoscritto, perché è molto confortante il pensiero di poter riconoscere le persone pericolose dall'aspetto. Purtroppo non è così. Cioè, tutto il discorso anche che è stato fatto, per esempio, per l'amica, dicendo: ma l'amica che l'ha lasciata sola con 7 uomini. Se a fare questo discorso sono delle donne, magari che fanno discorsi che vedono tutti gli uomini come potenziali pericoli, trovo coerente questo discorso, anche se io lo prendo con delle riserve. Se invece a fare questo discorso, tipo, ma l'amica non doveva lasciarla da sola con 7 amici maschi, io se un uomo mi fa questo discorso, dico, allora che cosa stai dicendo? Uomo uguale pericolo per una donna? E allora, cioè, il problema non è l'amica, il problema è generale, insomma, se consideri veramente questo uomini uguale pericolo, non puoi dire poi non tutti gli uomini, perché stai dicendo un'altra cosa, ecco. Mi sono ritrovata l'altro giorno che, insomma, sono uscita alle 8:30 di sera, però era buio, facciamo, era un po' più buio, e c'avevo un vestito lungo, cioè un vestito così, però lungo fino ai piedi. Stavo da sola e c'erano due tizi che prima uno stava con la bicicletta, ma dove va tutta arrabbiata? E poi un altro tizio, mentre stavo scrivendo questa cosa, stavo pensando se scrivere o meno questa cosa su qualche social, altra gente mi fa: oh, ciao, di qua, di là. Allora, vi dico la mia esperienza. So benissimo, e io sono anche sicura che il posto da dove nasce questa cosa di Giorgia Soleri, secondo me, è molto simile. Sappiamo che determinate cose 99 volte su 10 non si trasformeranno in qualcosa di concreto. Ovvero il tizio che ti fa catcalling per strada, sai che nel 99% dei casi non succede così. Ma l'altro giorno era successo che ero uscita con le extension azzurrine, ero uscita per strada e mentre stavo uscendo, stavo attraversando, c'è un tizio che mi ha mentre stavo attraversando su una roba tipo, c'è presente il benzinaio che è interno o quelle viette così, il tizio per entrare mi ha praticamente messo la macchina, cioè stavo guidando la macchina e si è fermato lì dove dovevo attraversare io. E mi ha detto: ah, tu Harley Quinn, così. E io mi sono sentita molto presa per il culo perché ho detto: Madonna mia, ma sto così cessa, mi sta a piattere il culo perché sono cesso. Quindi non mi sono sentita spaventata. Ho preso in considerazione il cervello in 3 secondi, ha pensato tutte le opzioni e mi sono resa conto che non era una minaccia concreta. Poi almeno è andata così e quindi è stata confermata. Non ne ho idea se questo domani va a spanzare 5 persone o gli altri, che cavolo ne so io. Allo stesso tempo ti senti in una situazione dove dici: ok, ma metti caso che succeda qualcosa di diverso, qualcuno mi aiuterà, ti giri intorno, vedi che sei praticamente semisola, vedi che molto spesso dopo una certa ora la maggior parte delle persone che sono fuori sono uomini ed è per scontato che magari, cioè, non te se inculeranno de pezza. Vi dico una cosa molto sconfortante. L'altro giorno, tipo, stavo per dei casi true crime, cose così, stavo leggendo la storia di una adolescente, credo bambina, che prima ha subito molestie,
le hanno tolto la vita, hanno lasciato il corpo per strada così, e un tizio passando, vedendo il corpo senza vita di questa ragazzina, ha pensato bene di farsi il corpo. E poi è stato preso e tutto. Una storia talmente tragica che allo stesso tempo, secondo me, è il picco di tutte, tante menefreghismo sociale e forse come percepiamo nella realtà. Come percepiamo nella realtà non vuol dire che sia così, cioè non vuol dire che le strade non sono sicure o che tu esci di casa e ti succede qualcosa, perché razionalmente io per prima so che la maggior parte delle molestie accadono dentro casa. Quindi potenzialmente le persone che conosci sono il pericolo e non gli estranei, lo so. Allo stesso tempo è difficile cancellare questa percezione ed è ancora più difficile fare un certo tipo di lavoro nel non farti limitare da questa percezione, per continuare a fare le tue cose di lavoro, a uscire, cose così. Se hai magari un'auto, oppure ancora se hai la capacità economica di potertela permettere, o di avere un taxi, o di pagare un taxi, o di avere qualcuno di fidato, un'amica che ti può accompagnare, un genitore, cose così. Ovviamente sono tutti privilegi in un certo senso, quindi capisco ci sono magari persone che se io ritorno tardi e vedo che ne so, è una brutta situazione, prendo un taxi, so che altre ragazze non possono permetterselo e so che ho un privilegio che mi permette di avere accesso anche a maggiore sicurezza o a vivere una certa libertà con maggior sicurezza di avere un piano B in un certo senso. Però io credo che questa sensazione non sarà di tutte le donne, ma credo che sarà diffusa, perché se queste cose sono così frequenti è logico che un po' dici se succedesse a me, cioè forse la cosa che mi colpisce maggiormente, che a me fa sentire diciamo in pericolo, non è nemmeno l'idea che potrebbe succedere, ma è l'idea che nel caso accadesse nessuno mi segagherebbe, probabilmente nessuno mi aiuterebbe dopo. E io mi ricordo quando veramente l'ho raccontato qualche anno fa, che stavo salendo quel coso dello schiaffo sul sedere. E a me non mi si è cagato nessuno, e anzi, mi ricordo che su Twitter, per esempio, un giorno avevo litigato con qualcosa e avevano utilizzato questa cosa per prendermi per il culo altre donne e altri uomini. Sul momento io stavo tipo in lacrime, in quel video non mi hanno creduto. Perché mai uno dovrebbe inventarsi una cosa così? Nel senso, e se questa era una cosa piccola e una cosa che non ha nessuna ripercussione se non semplicemente lo sfogo, quindi che male c'è nel credere a qualcuno? Non è che stai mettendo qualcuno in galera semplicemente credendole, figuriamoci per cose più gravi. Cioè, non oso nemmeno immaginare se ti succede una roba più grave, che cosa può passare. Io capisco veramente quello che dice Giorgia Soleri, onestamente non ci ho visto il fatto io, perché è un io collettivo, è io come categoria. Io percepisco che questo in parte è quello che è il mio vissuto, ma capisco anche che quello che sto vivendo io probabilmente sarà molto simile a quello di altre donne. E siamo unite in questa cosa. Cioè, l'idea anche che può essere la prossima, io non l'ho vissuta come io sono in pericolo, aiuto, aiutatemi, ma l'ho vissuta come una risposta a un altro tipo di ragionamento. Quando si è parlato della ragazza, per esempio, molti danno per scontato che però lei ha fatto così, però lei ha bevuto, però lei è uscita con questo, però lei è uscita in quella zona, però lei ha fatto andare via l'amica. Tutte delle cose che vanno a dividere la situazione, tanto da dire sì, lei ha fatto quella cosa, io non l'avrei fatta e quindi io sarei salva. Ci sono tutto un gruppo di donne e anche e soprattutto di donne che si raccontano questa cosa che a loro non succede perché non si sono vestite così per prendere l'autobus e quindi non gli è mai successa la palpata. Non si mettono quella gonna così corta e quindi non succe a loro non succederà mai niente. Ma è un'illusione purtroppo, è una falsità. Non, io, voi, chiunque non è stato più bravo, più giusto, più donna per bene, tanto da evitare certe situazioni. È semplicemente stata fortunata. Perché può succedere che tu cammini e ritrovi uno nell'androne, può succedere che tu c'hai lo zio che è un pedo e quindi tu a 11 anni purtroppo sei già dei abusi da anni e anni e non dipende da te, non dipende da come ti comporti, dipende semplicemente da purtroppo sfortuna. E l'idea del potrebbe essere la prossima è così, cioè tu non sai se potrebbe succedere veramente qualcosa alla tua amica, che tu sì, ok, c'è una relazione turbolenta, poi ti chiamano e magari, che ne so, lei sta in ospedale per qualcosa. Poi succede.
E non mi sembra una roba così strana, allucinante, cioè non mi sembra che i parenti delle vittime se l'aspettassero così tanto. Altrimenti, cioè, alcuni casi prendono delle precauzioni, anche lì vengono abbastanza abbandonate. E questa percezione di sentirsi abbandonate, io mi rivedo tantissimo in quello che ha detto Giorgia Soleri, e non credo che sia una sorta di vittimismo, è una percezione sociale di sentirsi in pericolo. E questa cosa vale in politica, cioè ci hanno fatto intere campagne elettorali, però molto spesso questo sentirsi in pericolo delle donne, se la politica non lo può tradurre in politiche discriminatorie, allora non viene preso in considerazione, perché i diritti delle donne vengono presi in considerazione solamente se possono utilizzare campagne razziste di qualche tipo, diciamoci la verità. Funziona così la politica in Italia, poi negli altri stati non ne so abbastanza, però in Italia funziona così. E sinceramente, quando si tratta di queste cose, vedere la strumentalizzazione per, anziché parlare del problema, attaccare per l'ennesima volta chi parla di questo problema, con motivazioni secondo me anche un po' sciocchine, non lo so, mi sembra veramente, ma veramente sciocco. Vi leggo quindi alcuni dei commenti che io ho trovato sotto il post di Giorgia Soleri, che mi sono sembrati proprio assurdi. Allora, una ragazza scrive: è davvero assurdo come questa persona trovi qualsiasi argomento per vittimizzarsi. E sinceramente lo trovo, a parte che, cioè, oggettivamente noi della vita di Giorgia Soleri non ne sappiamo niente, cioè virtualmente potrebbe avere un passato molto traumatico, così come fortunatamente no, ma abbiamo anche l'idea che, oddio, scusate, ho anche l'idea che, non lo so, le persone siano tutte ricche, cioè molto questa idea che, non so, che una persona se fa video su YouTube, lavora sui social, sia ricchissima, sia tipo quasi le star di Hollywood, quando non è effettivamente così, cioè è molto più probabile che tu faccia una vita normale, cioè non credo che Giorgia Soleri abbia l'autista che entra dentro casa, le prepara i vestiti, le fa: mi scusi signorina, dove l'accompagno oggi? Tipo Ambrogio, così. Quindi, che ne sappiamo noi? Cioè, mo, voglio dire, è davvero assurdo come questa persona trovi qualsiasi argomento per vittimizzarsi. Giorgia, sai chi ha veramente il terrore? Le ragazze che la sera ritrovano da sole si ritrovano da sole per strada, ma non solo alla sera, perché queste cose, come abbiamo potuto constatare, capitano anche di giorno. Io non credo che veramente Giorgia Soleri viva con un autista. Probabilmente sì, se potrà permettere un taxi, come mo posso permettere io. E sì, siamo fortunate per poter avere accesso a questo, oppure chi ha una macchina, cose così. Però, cioè, non è che questo esula da avere certi tipi di esperienze o paura addirittura, vabbè. Le ragazze che devono prendere i mezzi da sole, anche semplicemente per andare a tornare da lavoro, che fanno il viaggio strette nel sedile della prima carrozza, in caso succeda qualcosa e possa chiamare il controllore. Sì, ti dico io, come ti chiami? Scusami, Alessandra, mi dispiace dirtelo, ma molto probabilmente il controllore se ne sbatte il cazzo. A me è successo davanti nella salita, attaccata al controllore, e se ne è sbattuto il cazzo per tutto il tempo, anche quando ho tentato di chiamarlo. Le ragazze che escono con un'amica nel momento in cui sono da sole vengono prese di mira. Nella tua situazione credo tu possa stare più che tranquilla, ma chi ne sai qual è la sua situazione, santo Dio? Come hai capito se... Cioè, ora, io non so chi cavolo frequenta Giorgia Soleri, detto proprio tranquillamente, nemmeno mi interessa, ma anche se fosse veramente il super VIP di Hollywood, detto in maniera molto molto spicciola e molto molto qualunquista da parte mia, le persone ricche sono veramente persone estremamente pericolose, soprattutto se sono uomini di potere, uomini ricchi, che si permettono di fare determinate cose anche quando non sei sola, anche davanti alla tua amica, eccetera, perché semplicemente sanno che tu non puoi dire un cazzo. Eppure se lo dici, non conta un cazzo, perché tanto loro hanno quella posizione, hanno quella capacità, hanno quelle conoscenze e tu sei l'ultima arrivata alla situazione. Quindi è molto più probabile che se dici qualcosa, vabbè, ma non è che magari lei ci ha provato perché vuole essere raccomandata. Quindi. Un'altra dice: diffondere terrorismo psicologico. Da una parte capisco questo punto di vista, anch'io un po' critico questa cosa, tipo non possiamo uscire, cose così, però oggettivamente credo che, essendo bombardate da queste notizie di questo tipo e notizie che non trovano nessun tipo di catarsi, perché la giustizia sembra arrancare, la condanna popolare sembra anche
Cioè, se io e voi siamo qui indignate, ci stanno altri che dicono, vabbè, però lei avete visto che TikTok pubblicava? Ho letto una cosa, mamma mia, cioè una roba che mi si è stretto il cuore proprio, santo cielo. Tipo, che cos'era? Una frase indegna sulla ragazza. Se questi esistono ancora come take, come punti di riflessione, allora, è terrorismo psicologico? È semplicemente far capire che c'è un problema? Cioè, al momento le istituzioni, la politica, ha preso una posizione, dice ok, ci sono tutte queste cose, c'è un modo per tentare di prevenire queste cose? No, cioè al massimo faranno qualche cosa, s'avvieranno con qualche campo o con qualche persona con permesso di soggiorno. Non capendo che, insomma, in questo caso, cioè, se questo caso di Palermo fosse stato oggettivamente tra persone rom o non italiane, il governo avrebbe preso la palla al balzo facendo finta di salvare le donne per fare delle politiche discriminatorie. Sappiamo benissimo, ci sono state diverse cose, la campagna come si dice, da sindaco di, oh mio Dio, cioè un sindaco di Roma, vabbè, con un passato molto di destra, che non voglio dire adesso dove sta, però a me sembra in un posto, che era basato tutto su un fatto di cronaca nera di una donna purtroppo che aveva perso la vita. E il fatto che i colpevoli siano tutti italiani diventa in un certo senso un problema per la politica, perché vuol dire che deve affrontare il problema dei diritti delle donne e non gliene frega un cazzo di affrontarlo, perché è molto più fruttuoso non dire niente sui diritti delle donne, altrimenti si inimicherebbe tutti gli altri elettori, gli elettori uomini che dicono no, non tutti gli uomini, va a fare una politica dove questi sono indignati col cazzo che te votano. Mentre invece se tu metti il nemico fuori, quindi non gli uomini italiani, gli uomini di un altro colore di pelle, allora lì diventano tutti sì, le donne vanno salvaguardate, è uno schifo, bisogna prendere provvedimenti. Ma se sono italiani diventa tutto più complicato. Non tutti gli uomini. Vabbè, mamma mia, c'era un altro commento. Non ce la faccio. Allora, diamine Giorgia, questo tuo ultimo post ha generato tanto hating, perché dopo un mese in cui pubblicavi solo foto delle tue vacanze, te ne esci con una riflessione anche condivisibile, ma totalmente lontana da quello che tu definisci attivismo. Attivismo non significa esprimere la propria opinione riguardando un tema, in questo caso che esiste purtroppo da sempre, solo quando succede qualcosa di brutto. Attivismo è costanza, è dedizione, è tempo pieno. Non c'è nulla di male nel pubblicare foto delle storie, non c'è niente di male in questo tema, ma non definirti attivista. Oh, io vi dico la verità, io per esempio non mi definisco attivista, però capisco anche che se tu sei, cioè un po' l'esempio di Chiara Ferragni, parla solamente di questo. Il suo brand è un'altra cosa, e il motivo per cui ha questo tipo di engagement, quindi la seguono così tante persone, anche perché parla di altro. Poi che dia fortunatamente spazio anche a altro, secondo me è una cosa ottima, cioè una mosca mi è tipo planata addosso. È una cosa ottima e non puoi pretendere che diventi solamente attivismo, altrimenti perderebbe quella potenza, quel canale di diffusione di messaggi. E non posso nemmeno, non posso nemmeno dire che, vabbè, ma tu pubblichi la foto delle vacanze e poi pubblichi questo, perché c'era un altro commento che diceva questo, tipo, sì, però tu prima hai pubblicato le foto delle vacanze e poi nel mezzo ecco, non mi piace questo post in mezzo alle foto delle vacanze, lo trovo pretestuoso e gratuito. In primis, non è che bisogna sempre mettersi al centro del vittimismo, a volte bisogna anche rispettare il dolore altrui e non farlo proprio. Ma a me non sembra proprio sia successo questo. Secondo me questa lettura è data dal fatto che molte persone hanno questa idea di Giorgia Soleri. In parte vi dico, in parte anch'io vi dico onestamente la cosa. Però riesco a avere quella piccola conoscenza di italiano per capire che in questo caso le parole non dicono questo. E se io ho questa impressione, se ce l'avevo, sbagliavo io perché non c'è questo. È una proiezione. Quando abbiamo un'immagine molto forte di quella persona in una data maniera, noi siamo tentati di leggere tutto tramite quella lente, filtrarla in un minimo. Però secondo me in questo caso non c'è proprio. Oddio.
Tutti potremmo essere i prossimi in qualsiasi evento, i prossimi investiti da un pirata della strada, ubriaco, vabbè, e grazie al cazzo, cioè, mo, con tutto il buon cuore. Ma non per questo dobbiamo vivere nel terrore. Sì, ma secondo me ci sta anche uno sfogo, come vi dico. Secondo me è brutto quando esiste un evento, però questo evento, unito a tante altre cose, secondo me, almeno a me, ha fatto sentire veramente molto abbandonata. Abbandonata nel senso che ho percepito che purtroppo questa situazione non cambierà e probabilmente cambierà nelle prossime generazioni. E arrivare a una sensazione come questa, dove tu capisci che probabilmente questo sarà quello che sentirai, probabilmente per tutta la vita e forse nelle prossime generazioni potrebbe cambiare qualcosa, è veramente sconfortante. Tanto. Io non lo so. Cioè, la gente che cosa si aspetta? Che Giorgia Soleri faccia tutti i giorni questo, poi direbbero che rompe le scatole, ma giustamente, cioè non puoi parlare solamente di una cosa. Se pubblica altro è fuori luogo. Io posso capire che magari può suonare male, tipo tra una storia e l'altra, che prima parti di una cosa, poi subito dopo nell'altra. Però, boh, non lo so, è inevitabile. L'importante è come questo contesto si unisce a tutto. Non lo so. Ah, ok, oddio. Ok, mi era comparsa una cosa strana, scusate. E quindi non lo so, no, ho trovato questo tipo di hating un po' gratuito e anche, cioè, questo tipo di hating l'ho trovato anche fuori luogo, perché se fuori luogo e ci può stare una lettura fuori luogo di cui anche io sono criticabile per questo, dove, che ne so, un giorno parlo di questo, il giorno dopo è un video su guardate gli smalti che ho comprato, posso capire che qualcuno è una mancanza di rispetto all'argomento. Non lo condivido, credo che sia Oddio, scusami. inevitabile la convivenza di tanti argomenti, soprattutto in alcuni profili. Anche perché se tu diventi solamente parliamo di questo, purtroppo i tuoi numeri caleranno e quindi anche il messaggio che vuoi dare calerà. Forza di cose. E vi dirò, cioè, non puoi nemmeno essere una persona che parla solamente di questo sui social, secondo me. Altrimenti, senza mai mostrare un attimo della tua vita, perché altrimenti diventi una versione terra-terra Di qualcuno. istituzionale. Cioè, se vuoi dedicare davvero la tua vita solamente a questo, purtroppo ci sono già persone che l'hanno fatto e sono più competenti di te che ne parli solamente sui social. Quindi ha senso che tu hai un canale di quasi 1 milione di persone, per Giorgia Soleri, e meno male che parla anche di cose importanti. Può parlare solo di quello? Secondo me no. Però è giusto così. Boh, vabbè. Però ci può stare, capisco la critica magari da persone esterne a queste logiche. Non lo so, però secondo me è inevitabile. Cioè, la vita di tutti è fatta così. Che magari un momento parli di quello, approfondisci un tema, poi dopo parli di altro, poi ti dedichi alla tua vita. E se lo fai in un contesto dove è anche il tuo ambiente di lavoro, come i social, è davvero inevitabile, devi anche curare, quindi è probabile che succeda qualcosa di molto brutto, tu pubblichi quella cosa e subito dopo magari c'è programmata una sponsorizzazione, devi pubblicare la sponsorizzazione su, che cavolo ne so, le candeline, che cavolo ne so, ecco. Non lo so, comunque vi dicevo, trovo anche molto fuori luogo il fatto di spostare l'attenzione da, anziché dire, io non sono d'accordo con Giorgia Soleri, però è importante che ci siano delle cose per questo, questo e questo. Ah, ok, lei è così e cos'ha. Lo trovo fuori luogo perché tu stai spostando l'attenzione di un tema super delicato, di una storia tristissima, dalla vittima a mettere lì a far gossip su una testa sul cavolo e non vedevi l'ora di criticare, perché molto spesso è questo. Cioè, io pure so così, non è che sto a nascondermi dietro un dito, però devi essere pure cosciente che quando fai certe cose non c'hai le più nobili intenzioni. In questo caso, secondo me, non c'era niente di nessuna cosa dove lei si è messa o Oddio. ha parlato di sé. E anche se avesse voluto condividere una sua esperienza spiacevole, qual è il problema? Come si risolvono queste cose quando che le persone più seguite non me ne parlano? Chi ne deve parlare? Cioè, la politica ne sta parlando? No. L'unica cosa, cioè, Giorgia Soleri non può risolvere questo problema. Io non posso risolvere questo problema. Come si risolve questo problema? Da solo? In silenzio? Non parlandone?
Non lo so, se voi avete dei suggerimenti, io sono molto curiosa da sentirli, però onestamente a me questa mi sembra un po' una stronzata, eh? Detto proprio così, alla buona. Ma voi invece cosa ne pensate? Siete invece tra quelle persone che hanno criticato, quindi avete una lettura differente? Fatemi sapere con un commento qui sotto perché sono molto curiosa di tutta la situazione. Noi ci vediamo al prossimo video, se siete rimasti qui lasciatemi qui sotto un emoji del sole oppure sole. Può starvi antipatica Giorgia Soleri, può starvi indifferente, però onestamente in questa situazione, poraccia, non ha fatto niente di cui, di quello di cui è stata accusata. E quindi, noi ci vediamo al prossimo video.